inizi di una produzione letteraria nel senso pieno del termine in lingua latina avvengono nel segno del teatro. Nel 240 a.C. Livio Andronico, un liberto greco originario della Magna Grecia e giunto a Roma come schiavo dopo la guerra contro Taranto, mette in scena per la prima volta un'opera teatrale latina tradotta da un dramma greco. Forme di spettacolo teatrale, per lo più popolare, legato ai culti religiosi e alle feste agricole, esistevano ben prima di questa data, ma come per le altre testimonianze preletterarie di cui si è parlato nei video precedenti, si tratta di forme primitive, non rielaborate sul piano formale, che rientrano nella sfera della preletteratura. Il teatro vero nasce a Roma, come per altri generi, dal confronto creativo con il modello greco, con la tragedia di Eschilo, Sofocle ed Euripide e con la commedia nuova fiorita ad Atene verso la fine del IV secolo, come vedremo meglio parlando dei due maggiori autori teatrali della letteratura latina, Plauto e Terenzio. Questo confronto creativo inizia proprio con il famoso dramma di Livio Andronico e si sviluppa con gli autori successivi.